Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un bigliettino di auguri utilizzando dei colori un po' particolari. Allora, intanto timbrerò questa ragazza con questo timbro su del cartoncino per acquerello e vi voglio far vedere come si colora con i pennarelli di stress marker, che sono perfetti per fare questo tipo di lavoro. Ma prima di questo voglio fare il cartoncino di supporto sul quale andremo ad incollare la ragazza. Allora, per fare, diciamo, lo sfondo del nostro bigliettino da visita, voglio utilizzare questi colori che non ho ancora utilizzato nei miei tutorial. I colori sono questi, sono i Gelatos della Faber-Castell. Sono dei colori molto versatili, si possono fare tantissime cose. Io vi farò vedere come utilizzarli per creare uno sfondo. Direi di prendere dei colori, questi quattro, tipo che sono un po' tenui. Proviamo con questi. Allora, come si procede? È semplicissimo. Bisogna solo avere a portata di mano una semplice salviettina umidificata per i bambini. Così. Questa è umidificata. Quindi non ci resta altro da fare che distribuire questi colori come così, come ci piace, come abbiamo in mente di metterli sul foglio. Così. E poi, inumidendo il dito con la salviettina, possiamo praticamente distribuire il colore. Così. Ecco, volendo possiamo farlo anche direttamente con la salviettina. Il colore rimane più sfumato, così vedete. Però se lo facciamo col dito è meglio perché bagno ancora un po' la salviettina perché più abbiamo l'acqua sulle dita, così, e più facciamo in fretta a spargere il colore e nello stesso tempo riusciamo meglio a distribuirlo, proprio con più facilità. Così, vedete? A questo punto cosa possiamo fare? Possiamo creare sul fondo un disegno con uno stencil semplicemente utilizzando la salviettina bagnata. Perché? Dal momento che questi colori, finché non asciugano, si possono ancora lavorare, noi cosa facciamo? Andiamo ad utilizzare uno stencil. Io ad esempio utilizzerò questo. Lo posizioniamo sul nostro fondo e con una salviettina bagnata non facciamo altro che andare praticamente a togliere il colore che c'è sotto. In questo modo, così, vedete, rimarrà impressa la forma dello stencil. Quindi andiamo a farlo in vari punti, in maniera irregolare, così, un po' qui, un po' qui, così. E così abbiamo movimentato un po' il nostro sfondo. Dopodiché direi di utilizzare qualche timbro per dare ulteriore rilievo allo sfondo. Questo timbro con le scritte è sempre perfetto per gli sfondi. Utilizziamo il nostro timbro
della Distress, che utilizzo per tantissime cose, veramente versatile, e in maniera irregolare andiamo così, vedete, ad aggiungere delle scritte che si intravedono nel disegno. Ok, fatto ciò, passiamo ancora il nostro timbro sul contorno, così, e la base sulla quale andare poi ad attaccare la nostra ragazza è conclusa. Ho timbrato la ragazza sul mio cartoncino per acquerello e adesso vi faccio vedere come utilizzare i distress marker per colorare il nostro timbro. Vediamo come colorare il nostro timbro utilizzando i distress marker. Allora, cominciamo con il viso e con le braccia. Come si fa? Andiamo a mettere un po' di colore sul nostro vetrino, così. In questo modo. Spruzziamo dell'acqua, così. E col nostro pennello andiamo a dipingere. Questo modo. Chiaramente per fare il viso ho utilizzato questo colore, questo rosa pesca, che Tattered Rose si chiama, che serve proprio per fare le parti del corpo, così. Facciamo anche la mano. Se vogliamo scurire possiamo anche fare in questo modo, diamo direttamente un po' di colore, sempre con l'acqua, così andiamo a sfumare. Facciamo la stessa cosa per i capelli, ho scelto questo colore dorato, spruzziamo sempre l'acqua, così, e andiamo a colorare i capelli, in questo modo. Come vedete è molto semplice colorare con questi colori, perché intanto permettono di fare delle sfumature in maniera molto molto semplice, quindi è semplicissimo utilizzarli. E il colore viene molto caldo perché, essendo così lavorato con l'acqua, rimane molto molto sfumato. Puliamo il pennellino, ricambio azzurro blue jeans, andiamo a colorare i pantaloni, così mettiamo più acqua, chiaramente più il colore è diluito e più sarà chiaro, vedete, così, quindi potete regolare voi l'intensità del colore. Passiamo a un fucsia per la maglietta, di nuovo acqua, così, e andiamo a colorare. Invece, per quanto riguarda lo zaino, non utilizzo i distress marker, ma utilizzo direttamente il solito timbro. Così gli diamo ancora un effetto di cuoio invecchiato. Praticamente facciamo questo lavoro qui. Così sarà. Vedete? Proprio l'effetto un po' del, se usciamo fuori dai bordi non importa, tanto dobbiamo poi ritagliare. Allora, spruzzo solo un po' di acqua, così metto un po' di blu qui sul bordo, magari dove ci sono, vi avevo detto, le pieghe, così vi faccio vedere com'è. Col pennello bagnato vado appena appena a sfumarle, così non rimane la macchia di colore, ma viene subito l'effetto sfumatura.
Lo stesso vale per esempio per la maglia, possiamo fare un pelino così di colore in più dove c'è un po' di ombra, stessa cosa, così. Vedete che è una pittura che sembra veramente realistica. Stessa cosa, vado a bagnare col pennello, vado a prendere un po' di colore marrone dal Distress Timbro per riprendere un po' anche la borsa. Così, e a questo punto direi che faccio anche un po' le scarpe. Il nostro timbro è colorato, così, e adesso lo ritagliamo e lo attacchiamo sul nostro bigliettino. Una volta ritagliata la figura, col timbro regolarizziamo il bianco che è rimasto sul taglio, così. Questo è il risultato finale. Tagliato e piegato il nostro cartoncino, dobbiamo andare a incollare il nostro sfondo, così, e sul nostro sfondo la nostra ragazza. Quindi facciamo questa operazione. Lo stesso facciamo per la ragazza. Per completare il tutto, taglierei con questa fustella dei cuoricini dello stesso colore del mio bigliettino, così. Così. E andiamo ad attaccarli passiamo anche i cuoricini sempre col nostro timbro. E andiamo ad incollare i nostri cuoricini in questo modo. Chiaramente qui, ripeto, ognuno poi può pensare di completare il biglietto come preferisce. Andiamo a timbrare il nostro cartellino con l'augurio e completiamo il bigliettino. Ritagliamo.
roviniamo un po' il nostro bigliettino così, passiamo il nostro timbro. E andiamo ad incollare. Completerei ancora con delle piume che avevo precedentemente per un altro lavoro ritagliato con la fustella e colorato con gli acqua color, così da dare ancora un po' di movimento al nostro bigliettino. Con questo colore stamperia, che è un colore metallizzato dorato che si usa direttamente con il beccuccio, faccio ancora qualche particolare per abbellire il biglietto. Direi che il bigliettino in questo modo è proprio concluso. Vedete, ho aggiunto ancora un po' di colore che è metallizzato, quindi gli dà luce, e ho aggiunto ancora un po' di particolari. Se volete chiarimenti o avete delle domande da fare, scrivetemi, sarò felice di rispondervi. Se il mio video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lorusso, così non perderete i miei prossimi lavori. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!